Vai, infilzala meglio. Dio mio. Infilzala meglio. Guarda, guarda che mosso. Non esce più. Vai, butta giù. Bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come ogni anno, di consuetudine, proprio come rito del canale, sono all'Artigiano in Fiera a Milano. Come avete visto nelle precedenti edizioni di questa saga di video, mangio l'Italia, mangio l'universo, mangio il mondo, mangio tutto, ma c'è un problema ragazzi, c'è un problema serio. Sono a dieta strettissima, sì, perché il 23 gennaio avrò il mio esordio come wrestler al giorno del giudizio con la SIW. Per qualunque informazione vi lascio i link, anche perché ragazzi, i biglietti stanno finendo, quindi se volete esserci, anzi dovete esserci al mio esordio, acquistate il biglietto che vi lascio in descrizione. Quindi adesso io non posso mangiare nulla, cioè ho i miei pasti pronti nello zaino perché sono appunto a dieta strettissima. Mi servono dei volontari che mangino al posto mio. Si propone qualcuno? Siamo solo io e Claudio. E voi sì. Possiamo fare al caso tuo. Sono Paolo e Claudio, ragazzi. Mangeranno per me e mi diranno come sono le cose. Io rosicherò. Ho il riso col pollo e le verdure. Hanno loro perché, infatti perché? Iniziamo dalla colazione, perché è mattina, quindi si parte dalla colazione. È mezzogiorno meno un quarto, però. Vabbè, facciamo una tarda colazione. Facciamo una tarda colazione. Brunch. Vuoi mantenerti così sul classico? No, classico, classico. Dov'hai? Oh, come sono quelli ripieni? Allora, c'è rimasto crema e vuota. Uno alla crema, a lui, un altro alla crema, a lui, un caffè a me. No, un deca, dai. Un deca e due caffè normali. Uno lungo. Perfetto, 150. Certo che paghi te, io devo anche pagare, capito? Non mangio, dovrei anche pagare per lui, no? Sempre mani pulite. Breve tutorial su come si asciugano le mani, così. Ti è mai capitato che nel cosino del disinfettante ci mettano il sapone? Ci mettessero. Ci mettinzassero. A ci me è capitato invece sì. Il sale. Il sale? Davide, ma tu cosa vuoi? Tu sì. Mangeresti questo? Io mangerei dal mezzo. Dal centro? Sì, perché ce l'ha. Ma da là. Lo spezzi così, sì. Vedi? Che si fa vedere. C'è una persona che ci ha insegnato che si fa il focus. No. Crema freschissima. Ti odio. Io non sono un fan della colazione classica, però quando è buono come questo ci sta. Fare anche questa cosa che è picciarlo nel caffè. Ti prego, no. Però siccome decide lui non posso. Sì, io lo puccerei. Sì. Crema di caffè proprio. Andiamo alla prossima tappa. Vai. Per chi non conoscesse questo evento, l'Artigiano in Fiera è un grandissimo evento che si tiene a Milano ogni anno, ovviamente l'anno scorso per la pandemia non c'è stato, dove tutte le regioni d'Italia portano i loro prodotti culinari, ma anche artigianali a livello di oggettistica, di pelletteria, insomma tutto quello che è l'artigiano, ma non solo dall'Italia, anche da tutto il mondo. Infatti più avanti troveremo cose strane che vengono dall'America, dall'Asia, dall'Africa, ma soprattutto di cibo che io non potrò mangiare e rosicherò perché dovrà mangiare Claudio. Mortadella point. Io amo la mortadella. Allora, siccome io mangerei sicuramente una piadina con la mortadella, esigo che vi smezziate una piadina con la mortadella. Non ho un problema io con la mortadella. Che problema c'ha? Va bene la nausea. Ma io la mangerei. Sei fortissimo. La mortadella a fette larghe mi fa impazzire, mamma mia. Grazie. Guarda. Wow. Quello lo diamo a Davide. E anche Davide vuole la sua parte. Giustamente. Le fette sono spesse, mi piace a te. Quella della mortadella viene fuori molto bene. È quasi prepondente perché è forte. Claudio, perché sta cosa della nausea con la mortadella? Ma che vuol dire? Trauma da piccolo. Sono stato male un giorno che ho mangiato la mortadella. Da quel giorno. È psicologia questa, non è vero. Sono pazzo, ragazzi. Spessore delle fette. Comunque molto buono. Anche se le zucchine sono veramente grosse. Tutto grosso. Per tuo ci serve. Non so come arriveremo alla fine di questa giornata. Claudio sbocca, io rotolo. Tu scivoli. Tutto sbocco. Ci ha fermato un ragazzo, ci ha riconosciuto, ci ha salutato e ha detto: andate al padiglione della Sicilia perché c'è il kebab di tonno. Kebab di tonno. Andiamo. Abbiamo una questa, dobbiamo trovare il kebab di tonno. Amico mio, mi hanno detto che in giro c'è il kebab di tonno. È qui che fate il kebab di tonno? Sì.
proprio dietro il... Sei il mio preferito. Grazie. Dov'è? Io sento odore di pesce, ma ha indicato di qua, che sia qua? No, io non lo trovo da nessuna parte. Eccolo lì, è lì, lo vedi, cartello, che va di tonno. 3 bottigliette d'acqua e 2 kebab di tonno. Era questo che volevi? Ti odio. Che cos'è quello? È lo stesso di tonno. Dovresti essere felice perché è come se lo stessi mangiando tu. Tu e Davide. E Paolo. Ciao Davide. Ciao Davide. È strano comunque se vedi, è particolare, non ho mai visto. Perché poi se lo vedi cuoce molto molto lentamente. Infatti vedi, dentro è crudo lì. Poi spezzettandolo lo si continua a cuocere nel brodo. Come è nata l'idea di fare il... Uno? Guarda che bello. È nato in te. Ci siamo venuti qui portando il tonno rosso, sì, vedendolo soltanto crudo. Poi in realtà ci siamo inventati con la piastra, come lo chiamiamo, ed è lì kebab. Kebab di tonno. Geniale. Grazie. Geniale davvero. Facciamo pomodoro, insalata iceberg e ci metti quella al pistacchio di salsa. Così rosico il triplo io. Grazie, buon lavoro. Quindi questo è il famoso... Sì, kebab di tonno. Claudio, dai. Inizio da questo. Intanto io faccio questo, guarda Davide. Ah, più o meno è uguale. Si presenta male. Si presenta molto male. Riso, tacchino e broccoli. Ma passiamo a cose più interessanti. Ma andate a cagare. Loro se ne approfittano, capito? Perché io sono a dieta. Riso e broccoli freddi. Di cosa sanno, Mauro, il riso e broccoli freddi? Ok. Claudio? Aspetta. Molto morbido, ci si scioglie in bocca il pane e il tonno, punto al punto giusto. Assaggiamo questo qui che ha anche il condimento al pistacchio. Era un po' scettico perché il tonno è molto cotto, a me il tonno piace bello crudo, quello fresco, ma invece quel sughino. Però si sente poco il pistacchio, di sapori incredibile. Ma sai che potrebbe essere tipo carne sulla sciuga? Mauri, ti stiamo trasmettendo il sapore di queste cose in modo che mangiando il riso e pollo tu lo senta. Vi odio. Per ora vince questo. Quello al pistacchio? Sì. Panino del pane cameusa che hanno usato. Esatto. Si impregna, diventa molto morbido e accompagna, avvolge. Non è per niente buono, ha fatto proprio bene a non prenderlo, Mauri. Focus, cipolla, tonno, guarda com'è rosa, vado Ah, così proprio. Passami quello che hai in bocca. Fresco proprio, eh? Mi ricorda il tonno in scatola. Mi ricorda il tonno in scatola, ma è tipo diversissimo. Ma cosa tonno in scatola? Ma non me lo ricorda neanche lontanamente. Devo assaggiare un altro pezzo. Allora, non parlare sopra Claudio. In tutto questo voglio dire che io voglio molto bene a Davide Artusi. Chi è Davide Artusi? Il mio nutrizionista, il mio personal trainer della DL Gym. No, è quello che fa le vaschette di plastica. No. Ma guarda che bello, guarda che bello. Guarda che bello. Bello, bello, grazie Mauri, ottima scelta. Ragazzi, io non ce la faccio più però. Non è possibile che questi dietro mangiano tutto e io vado avanti a riso e pollo. C'ho un'idea, cambiamo le regole. Non farò più mangiare quello che io vorrei mangiare. Gli farò mangiare tutte le cose più assurde che trovo. Così vediamo ora quanto sono felice. Vediamo Davide, solo tu sai sto segreto. Qualunque sia l'attività fisica che praticate, che sia all'aria aperta, che sia al chiuso, che sia dove volete, è essenziale l'abbigliamento, è essenziale l'alimentazione. E dove si può trovare tutto ciò? Sul sito di Prozis, il mio sponsor. Qui ci sono solo alcune cose, tipo biscotti, zaini, scarpe, magliette, ma è molto 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 più vasto il sito e tutto ciò che potete trovare. Ma la cosa più figa di tutte è che utilizzando il codice sconto MERLOZ10 avrete il 10% di sconto su tutto quello che trovate sul sito. Claudio, ma ti ricordi? No, non mi ricordo. Ah no? No. Ah, perché mi sembrava che... Allora ragazzi, mi hanno detto che qui fanno un tofu particolare. Siccome a me il tofu fa cacare sotto ogni forma possibile e immaginabile, adesso gli faccio mangiare quello. Andiamo ragazzi. Cosa ci fai mangiare? Il tofu. A me piace proprio, mi piace come a treno. Ciao. Questo è il tofu? Questo qua è il tofu. Questo mi hanno detto che è tofu.
sì. Perché è così? Perché l'abbiamo carbonizzato. È carbonizzato e c'è l'oro sopra. Beh, meraviglioso. Carbonizzato è più buono. Me la spaziale. Io avrei preso. Io anch'io, quello lì. No, 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 fidati di me. No, non lo mangerei adesso. Adesso mangerei proprio il tofu d'oro. Ma sicuro che mangeresti questo? Di che sale? È certo, è scoperta di nuovi sapori. Allora, una vaschetta di questo. C'è qualcosa di strano in sta cosa. Ciao, Maccio. Senti lì. Vai. So di carbonella. Cheers. Vai, vai, per questo proprio è. Me l'hai svuotato? È buonissimo questo. Tu sei sicuro che mangeresti sta? Certo, purtroppo non posso perché sono a dieta. Meno male che c'è l'oro che stempera. Però lo dovete finire, perché io lo finirei. Non esagerare adesso. Io lo finirei. Davide. Almeno uno, Davide. Cos'è questo? Dentro è molliciosissimo. Per fare il tofu? Ma guarda che dopo un po'... il tufo. Dopo un po' ci fai la bocca. A me mi rimane il carbone in bocca. Andiamo a cercare un'altra prelibatezza. Andiamo. Ringraziamo i ragazzi, grazie mille. Grazie. Buon lavoro. Mica mi ha detto ciao, mi ha detto 6 euro. Perché per loro 6 euro è ciao. Ah, in... Arrivederci, è 12 euro. Ragazzi, ho trovato le lumache, so che a Claudio non piacciono per niente, a me un botto, però a Claudio non piacciono, Paolo non lo so, sono quelle belle grosse di mare, andiamo a prendere un piattino. Cosa ci fai mangiare? Una cosa di mare buonissima. Grazie Mauri, lo so, prego. A me piacciono le cose di mare, anche Claudio. Claudio poi è isolano. Che cosa stiamo mangiando? Una roba di mare, buona, di mare. Mare è buono, e poi sei sardo tu. E salve, è possibile avere un piatto di lumache? Quelle di mare? Sì. Lumache. Sì. Una mezza più. No. Buone, sono buone. Guarda, io non le mangio. Ora voglio vedere Claudio che si lamenta tanto. Eccole qua. No, che cazzo è? Di tutti i posti la Francia. Ok. Oui, oui. Io ho provato le lumache, ma le lumache quelle di terra. Queste io non le ho mai mangiate in vita mia. Io sì. Allora, a vederle sono orrende. Focus sulla schifezza. Ah, sono dure. Quando certo. Sono tipo la scamorza. Guarda che non sono mica crude, Vai, infilzala meglio. Ma che schifo. Dio mio. Infilzala meglio. Guarda che muovo. Non lascia più. Ma è Pacific Rim, cos'è? Vai, mangia. Mangia, è buono. Vai. Vai, butta giù. Ma ti piace sta roba? Io sono buonissime le lumache. Cosa di formaggio? Perché l'idra il tot. Davide, vieni. Questa è per te. Ammele. Tanto vagliolo. Sono buone. Ambra, devi provare. Ambra, vieni. Cosa fai? Non provi la lumaca di mare? Te ne vuoi privare? Vado un attimo a vomitare. Cosa? È un drago. Questo cazzo è grande. Gnommi. Allora, Mauri. La consistenza è callosa. Sì, è callosa. È il tipo di consistenza che non piace a me. Quante calorie c'ha una lumaca? C'è la 3 calorie, tipo un tic tac. Ti digerisci molto lentamente queste, ma... Paolo! Per forza, Che cos'è quello? È un guanabana. Guanabana. Frullato però, frullato. Guanabana. Il mio maestro mi picchiava facendomi ripetere guanabana. 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 What? Prego. È arrivato. Ciao bello. La cosa più piccante che hai? Ciao Claudio. È il più piccante che hai? Vai. Tu sei Danny Lazzarino? Ma tu sei Papi J. Ciao ragazzi. Grazie mille ragazzi. La più piccante che hai, che la mangiano Paolo e Claudio. Si può fare un assaggio o te la devo prendere? Purtroppo no. Allora comprala. Ne prendiamo due così uno lo mangiamo? Vai. Ne prendiamo uno ma ce lo tagli. Però se non è abbastanza piccante non te lo paghiamo. No. No, lascialo stare. Ma se ti metti tu a vendere qua, fai il doppio. Ma se chiudiamo domani. Aspetta che gli facciamo bruciare il culo a Paolo e Claudio, vai. Mi ci sta sciogliendo la mano solo perché ho aperto così. Questo è dolcissimo. È dolce, proprio zucchero. Aspetta,
Credo che arrivi dopo. Vai, ingoia, che te sei bravissimo. Ma arriva domani? Forse ce ne vuole un altro, abbastanza. Ma arriva con la seconda dose. Ma la seconda dose, che è AstraZeneca, è salame questo. Arriva. Arriva. Grazie mille. Lui sta soffrendo qua. Bevi il guanabana che fa passare tutto, vai. Wasabi disidratato. No, io neanche per sogno. Allora, zenzero e wasabi. Zenzero e wasabi. C'hai pure una fetta di sashimi? Quindi iniziamo dal wasabi? Ma tutto così. Vai. Vai, mastica. Mastica. Buono. Com'è? A toccasano. È tistura. Però è buono. Vai di zenzero. Questo è zenzero, ma è forte questo. Alcuni piangono, altri invece è leggero. Io caro. Oh, non so se è buono o mi sta uccidendo. Agaba. Buridare. Devo masticare chiodi. Questo mi potrebbe aiutare. Che è? È arrivato un mix di... È arrivata una botta? C'era un po' di lag però. Ma parecchio lag. Beh, direi che voi mi avete torturato abbastanza. Io vi ho torturato abbastanza. Ma ti stavi torturando, non li volevi mangiare. Ma no che non volevo mangiare il wasabi, lo zenzero. Ma verde cos'è? Questo è pomelo, il pomelo è un frutto artificiale. Posso dire che un po' me lo aspettavo? Questo è un frutto artificiale, metà pompelmo, metà mela. Ah, è un po' un pela. Buono, vai, lo aspro. Dio mio, sullo zenzero il pomelo attiva. Mi ricorda... È tornato di nuovo lo zenzero. È scemo. Sì, però mi ricorda il candito del panettone. Però mi ha attivato tutto lo zenzero, fantastico. Una lingua parlo. Grazie mille, è stata gentilissima. Grazie. Buon lavoro, questa è l'unica cosa che ho mangiato. L'avete mangiato voi al posto mio, perché io sono a dieta. Perché vi ricordo che il 23 gennaio avrò l'esordio al giorno del giudizio della SIW sul ring. Quindi devo essere preciso, bellino, preparato, ok? Fisicato. Avete mangiato quello che volevo mangiare. Avete mangiato quello che io ho voluto che voi mangiaste. Commentate quale secondo voi è il cibo più strano che avete visto oggi, o quale mangereste o non mangereste. Fatecelo sapere. Guarda, ragni al forno. Buoni, andiamo. Che dire, sono proprio orgoglioso. Questo è stato il mio video più bello di oggi. Però se avete ancora appetito, avete ancora fame, volete ancora altri video, cliccate su questi riquadri qui, vedete che bellini. E dovete sapere che ogni volta che io pubblico un video è sempre il video più bello di quel giorno lì.